anche le auto hanno un'anima. Da Officina del Pilota lo sappiamo benissimo. E quando partiamo da qui, ogni confronto trova il suo senso. Come quello di mettere insieme e valutare due auto dalla morfologia così diametralmente opposta. Una Gran Turismo due posti secchi, motore centrale, trazione posteriore, e una Hot Hatch. Quattro posti e quattro porte, motore e trazione anteriore. Quali sono gli elementi che le accomunano? Per noi, prima di tutto, gli uomini che le hanno pensate, disegnate, sviluppate e prodotte. Perché dietro ogni auto in grado di regalarci un'emozione, ci sono le emozioni di chi, quell'oggetto, ha contribuito a crearlo. Queste sono auto che racchiudono la tradizione forte e quasi unica di Renault, costruttore generalista che ha da sempre un legame speciale con il motorsport e la passione nel costruire berline sportive e incazzate da strada. La Renault Megane RS Trophy è l'ultima iterazione della serie Renault Sport, un badge carico di competenza, tradizione, successi sportivi e di mercato e che firma un modello che si è guadagnato un rispetto universale da parte di tutti gli appassionati. La Alpine A110 è l'icona di sempre di un marchio, Alpine, fondato da Jean Redelet nel 1955, entrando quasi subito nell'orbita del costruttore francese. Una vettura che incarna perfettamente i pilastri del marchio, agilità, eleganza e spirito competitivo. Con lo slogan progettata da piloti per i piloti, la Alpine A110, rinata nel 2017, ripropone le stesse linee della leggendaria berlinetta, reinterpretandole magnificamente in chiave moderna e ripercorrendo con lo spirito e con i fatti i grandi trionfi sportivi della sua progenitrice. Oggi su ODP full immersion delle due francesi senza tralasciare nulla. Mettiti comodo sul divano, metti le cuffie, iscriviti al canale e buona visione. Ah, dimenticavo, vi presento Marco Della Monica, il proprietario della Megane RS Trophy, giornalista di auto e motorsport, pilota che ha guidato centinaia di auto sportive e supercar nei migliori autodromi d'Europa, ha fondato nel 2000 la versione italiana del mensile auto Evo e nel 2006 ha lavorato per la piattaforma Sky dedicata all'automobilismo Nuvolari. Oggi è consulente e insegna all'università materie sull'economia e l'organizzazione del motorsport e alla guida ci aiuterà a comprendere meglio gli aspetti tecnici, i pro e i contro di queste due splendide auto. Questa Alpine pesa appena 1120 kg mentre la Megane ha una massa da spostare sicuramente più importante. Sentite l'erogazione di questo motore, è un canto. Tra l'altro sappiate ragazzi che questa splendida creatura fa lo 0-100 in 4 secondi e 2, che per un 300 cavalli non è affatto male. Prima di prendere un po' confidenza con questa vettura ci vuole del tempo. Attenzione, non è certamente una Golf R, una Leon Cupra, una Honda Civic Type R, quella che nel mio personalissimo cartellino rappresenta la migliore trazione anteriore del mondo, forse anche insieme alla Megane RS Trophy, che è formalmente un gradino sotto, ma proprio per questo suo carattere così aggressivo, questa sua complicazione nel comprenderla fino in fondo, ebbene, ti fa innamorare di lei. La Megane RS Trophy, questa quarta generazione, non è proprio una vettura che nel momento che scendi dentro per iniziare a guidarla, scendi, non sali, perché anche se davanti a me c'è l'Alpine, anche qui dentro si scende per mettersi ai comandi. Ebbene, la Megane RS Trophy, prima di darle del tu, hai bisogno un po' di tempo, non è proprio facile da guidare ed è forse proprio questo il motivo del suo fascino. È una vettura che ha carattere, è una vettura che non concede molto spazio agli errori ad un certo livello di guida, ad una certa velocità, ma è una vettura che ti riesce a trasmettere vagonate di sensazioni. Questa macchina ha un motore centrale
Si può avvertire il suono, le vibrazioni dietro alla nostra schiena, il che è molto bello. Non mi capita spesso di guidare auto con motore centrale posteriore, non è un motore a sbalzo, quindi è davanti alla sale posteriore, dietro al sedile di guida. Abbiamo tre modalità: normale, sport e track. Ora sono in normal. Voglio sentire il comportamento del cambio, come viene gestita la cambiata con un filo di gas. Devo dire che è molto morbida, non si sente nessun tipo di trasferimento, è proprio una GT, coccola. Quindi primo punto a favore per questa Alpine A110 GT con questo magnifico colore arancio-lava, molto bello, soprattutto quando qui in montagna ci sono un po' di nuvole che coprono il sole. Andiamo subito in modalità sport. Nella modalità sport, se teniamo giù il pedale dell'acceleratore, cambia da sola, ma possiamo anche intervenire con i paddle, che sono sul piantone e non sul volante. Quando incominci a conoscerla, quello che ti colpisce è il talento del telaio. A mano che la guidi, comprendi la sua precisione millimetrica, la sua capacità di mantenersi affilato in ogni condizione con un avantreno che segue millimetricamente gli input che tu dai allo sterzo. Il differenziale Torsen ti tira fuori dalle curve, quasi arricciando l'asfalto. La sensazione che sta lì, attaccato a terra, basta che alzi un po', in caso di lieve sottosterzo, basta che alzi un po' il piede dall'acceleratore che il posteriore subito chiude e ti fa uscire a cannone. È una cosa pazzesca, e questo è il carattere di questa vettura. Non è una vettura semplice, assolutamente, però nel momento che incominci a comprenderla riesci ad avere delle sensazioni fortissime. Pensate, queste due macchine hanno lo stesso motore, un 1.8 da 300 cavalli e 340 Nm di coppia, ma su due chassis diversi. Questa qui ha 420 Nm di coppia. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente ti tira fuori dagli impacci in qualsiasi marcia tu ti stia trovando. La turbina di questa unità motrice è montata su cuscinetti ceramici. Cosa vuol dire? Che è una turbina twin scroll molto rapida, è come se interpretasse una doppia un doppio ruolo. Piccolo turbo pronto ai bassi, turbo grosso in grado di soffiare tanta aria dentro l'impianto di sovralimentazione del motore e quindi dartelo sempre corposo anche agli alti regimi. Marco mi sta dietro. Che macchina, ragazzi! I controlli di trazione in modalità sport sono attivi e quindi ci sta perdonando un po' l'asino che è in me. In allungo ovviamente scappo via. Dio santo, è bellissima, ragazzi. Il motore centrale ti permette di avere un bilanciamento dei pesi quasi 50-50. Certo, una GT da 1100 kg è un po' una novità per me. Questa gomma scivola veramente molto. Wow, sentire il suono dell'aspirazione qui dietro è favoloso. Guarda la Mégane come esce con il differenziale autobloccante dalle curve. Questa qui non ha un differenziale autobloccante, purtroppo, ed è veramente un peccato. Guardate la cattiveria con la quale entra e esce in curva quella Mégane RS lì davanti. In termini di motore lo vado a prendere. Come inizi a passare dalla guida tranquilla alla guida un po' più aggressiva, senti proprio che il telaio è come se si svegliasse, cioè prende un'altra postura. In uscita proprio si aggrappa a terra con il lavoro del differenziale Torsen meccanico. Differenziale Torsen meccanico, qui non ci sono differenziali a controlli elettronici, qua è pura, splendida
cattiva vecchia scuola, sto differenziale che si aggrappa all'asfalto, soprattutto in uscita, la macchina proprio ha dei tremori proprio perché chiama aderenza con le ruote anteriori. La risposta del freno mi piacerebbe se fosse bello l'appoggio, se fosse un po' più tasto on off, quindi pronti via, tocco il freno e arriva immediatamente, cosa che non è, coppia ne ha 340 Nm, quindi puoi permetterti anche di fare degli short shifting sotto coppia, buttare dentro la marcia successiva e non ti lamenti assolutamente del vedi come parte dietro se la inserisci con un minimo di pendolo. Fai i traversi, devo dire che l'equilibrio è ottimo. Sentiamo sulla scalata di questa doppia frizione, quarta, terza, seconda parte che è una bellezza. Se lascio il freno in curva si scompone poco, ma ripeto, è bilanciatissima. Ok, ora che sto spingendo un pelo di più, forse sento il bisogno di qualche cavallo in più. Parliamo di come è costruita questa macchina. Il 96% di questa autovettura è in alluminio. Quindi suppongo che le poche parti in acciaio saranno quelle dei freni, magari dei duomi dove appoggiano gli ammortizzatori. Perché veramente un 6% d'acciaio in una macchina è un numero bassissimo. Tutto questo per renderla estremamente leggera. Ah, ragazzi, se la impegni di freno sull'avantreno, dietro parte. Il sederino di questa macchina è veramente molto ballerino ed è bello che sia così. Sai perché? Perché il motore è centrale, quindi la macchina è bilanciatissima. L'insieme di guida emozionante perché è una macchina abbastanza precisa, l'assetto non è troppo rigido, ripeto, e quindi ti permette di giocare tantissimo con i trasferimenti di carico. Cerchiamo di capire qual è il segreto di questa vivacità e di questa, come dire, di questo carattere così difficile di Mégane RS Trophy. È un po' il segreto di Pulcinella, perché tutte le versioni Mégane, soprattutto le ultime generazioni, è un po' la caratteristica dei prodotti Renault, è questo posteriore attivo. Attivo vuol dire con i pneumatici posteriori che si spostano, che seguono dinamicamente l'andamento della vettura sotto i 60 km orari in controfase, fino a 2,5 gradi si aprono, e mentre in fase dai 60 ai 100 km orari. Cosa vuol dire dal punto di vista sportivo? Cosa si traduce dal punto di vista dinamico? Beh, for control su Mégane RS Trophy rende la vettura assolutamente pronta, reattiva negli inserimenti, con un posteriore sostanzialmente molto libero. Molto libero vuol dire che è un posteriore che tende ad allargare la curva, quindi in un attimo tu hai la vettura sovrasterzante, chiaramente in condizioni race, cioè quando tutti i controlli sono disabilitati. In questo momento io sto andando in sport e quindi ho ancora i controlli disabilitati fino a un certo punto. Cerco di non dare del tuo alla macchina, soprattutto su strade come queste, che comunque non è che siano proprio strade da scolaretto. Quindi sotto i 60 all'ora, in controfase di 2,5 gradi, questo generano una reattività del posteriore estrema che ti impone ovviamente di controllare l'angolo di sterzo che dai. Non stai più guidando una vettura normale, se dai troppo angolo di sterzo tu c'hai il posteriore che tende ad allargare troppo. Se invece tu riconosci questa caratteristica, governi il tuo angolo di sterzo in maniera differente, cioè ne dai di meno,
che cosa, lavorando un po' col gas, la vettura tende ad allargare, arrivi a centro curva, dai gas, il torsen ti tira fuori come una palla di proiettile. Quindi è una macchina che ti ricorda, ok, lo stile di guida delle vetture GT anni 60, cioè un trazione anteriore che si comporta in inserimento curva come un trazione posteriore, ed è questo il motivo per cui la Megane, questa Megane RS Trophy, ha così tanto carattere. Sono uscito in questo momento leggermente in sottosterzo, ho levato il gas, il posteriore me l'ha chiusa e mi ha aiutato ad entrare in curva correggendo quel leggero lungo che ho fatto in entrata di curva. Conoscere questa vettura vuol dire saper lavorare con gli spostamenti di carico, con le masse, e esaltare l'efficacia di questa sua filosofia di fondo, che è proprio quella di volersi connettere con il guidatore. Ci siamo scambiati di macchine più e più volte durante questi 2 giorni di video, passando quindi dall'Alpine alla Megane e viceversa, proprio perché volevamo confrontare le nostre sensazioni e vedere se poi alla fine i pareri fossero stati discordanti oppure no. La Megane condivide con l'Alpine il motore, quindi è interessante vedere in questo video proprio che con lo stesso cuore pulsante poi il comportamento delle due auto è totalmente diverso su strada. Quindi bello raccontare quanto effettivamente il peso, il rapporto peso-potenza, la cinetica, la ciclistica, le masse delle auto così diverse tra loro poi rendano effettivamente la guida un po' agli antipodi, se vogliamo, nonostante il motore sia lo stesso. Wow ragazzi, 2 macchine così diverse con lo stesso motore che trasmettono 2 sensazioni diverse tra loro. Stesso motore ma un comportamento totalmente diverso rispetto all'Alpine a 110. Questa è proprio una macchina da uomo. Nonostante questo aumento di volume in generale, è una macchina agilissima ed è divertente da guidare. Per alcuni aspetti più divertente dell'Alpine a 110. La cosa bella dell'Alpine è il fatto del motore centrale molto bilanciata e poi la trazione posteriore. Puoi uscire di traverso dalle curve. Ma anche su questa. Perché questa è una macchina che io ho visto dei test fatti in pista da piloti esperti, dove la tendenza sovrasterzante della Trophy era molto evidente. E veniamo alla Alpine A110 GT. È una macchina diametralmente opposta dal punto di vista della sua conformazione rispetto alla Megane RS Trophy, eppure di collegamenti di base ce ne sono in quantità. Alpine A110 GT fa parte ovviamente della famiglia Alpine A110, ognuna delle quali, ogni modello di questa famiglia ha una sua caratteristica ben precisa. La base è l'Alpine A110, un telaio morbido ovviamente che incarna perfettamente, vuole incarnare nel suo progetto le caratteristiche di base di una GT anni 60, insomma per diventare una Instant Classic perfetta. La GT ha lo stesso telaio, quindi un telaio tendenzialmente non estremo, abbastanza morbido. Ricordiamoci che stiamo sempre parlando di una vettura 2 posti motore centrale, quindi quando parliamo di abbastanza morbido parliamo sempre di un assetto piuttosto preciso, secco nei suoi comportamenti, anche se in questo caso mi è un po' scivolata, ma fra pochi istanti dico il perché. Bene, Alpine A110 GT richiama il telaio della Alpine A110 con il motore di quella che mi sta scappando lì davanti, guidata da Matteo, che gli sta dando il gas come se non ci fosse un domani. Gli piace molto perché ovviamente è una macchina completamente differente, molto più incisiva, molto più estrema rispetto a questa, che invece è in grado di portarti a Parigi partendo magari da Roma con molto più comfort,
paradossalmente perché la presenza del sound del motore posteriore è delizioso, perché ce l'ho a pochi centimetri dalle orecchie e sento questa aspirazione che funziona alla grandissima, e quindi sento aspirazione e rumore del turbo, quindi è una presenza costante. Il motore spinge molto, soprattutto perché si trova con circa 300 kg di meno. Questa pesa 1140 kg, la Megane RS Trophy stiamo sui 1400. Il primo impatto, macchina più muscolosa, più rigida, sei seduto più alto, ha una massa decisamente più importante di quell'altra. Si avverte meno velocità di quell'altra. Wow, dà subito un senso di robustezza. Questa macchina, nonostante sia più grande, più alta, più pesante, con lo stesso motore, è più da hooligan. Senti di aver la necessità di cambiare atteggiamento nei suoi confronti. È un po' più maschia. Gira benissimo, è dotata di 4 pneumatici estivi, finalmente! Che bella la sensazione del pedale, ecco, questa mi dà più quella sensazione on-off rispetto all'Alpine lì dietro. Più lenta, anche se il motore è lo stesso, ma questo dipende dal rapporto peso-potenza. Ma in curva è un rasoio, è una lama in curva. All'interno di questa conformazione troviamo altre chicche. Qui siamo con una sospensione a triangoli sovrapposti davanti e dietro. Cosa vuol dire? Una precisione degli inserimenti estrema, vuol dire avere la certezza di angoli costanti anche in appoggio con la superficie del pneumatico, che ovviamente è sempre costantemente nel suo massimo contatto con la strada. Triangoli sovrapposti avanti e dietro vuol dire una costruzione sublime, estremamente orientata alla dinamica dell'auto. L'Alpina 110 è in grado di regalare in tutte le sue iterazioni, anche con questa, di mettere al centro il piacere di guida. Per quanto riguarda l'assetto, quindi, qua ci troviamo di fronte a una classica GT, morbida sostanzialmente, non è piatta come per esempio la sorella R, come per esempio la sorella S, che già è tende ad essere più sportiva e più diretta, più incisiva anche come assetto, più rigida. Questa qui è morbida. Le gomme invernali ovviamente non aiutano per nulla a darti un giudizio complessivo preciso, perché la gomma invernale è di per sé una gomma che tende ad accentuare le caratteristiche di morbidezza. Soprattutto in appoggio si sentono proprio i tasselli dei pneumatici che si muovono sul terreno, proprio perché la loro funzione per aumentare il grip. La mescola è estremamente morbida, il battistrada alto, insomma, sono tutte componenti che non ci aiutano ad apprezzare appieno l'origine, l'assetto originale. Mentre sulla Megane RS erano montate le gomme estive, sull'Alpine le invernali, che ti privano completamente di dare un giudizio oggettivo. Ecco, questa è stata un po' la cosa che ci è dispiaciuta, perché effettivamente si muoveva molto negli appoggi. Marco è sempre stato costretto a fare molte correzioni, ho visto. Sì. E forse sarebbe il caso di fare un'altra puntata con le gomme estive sull'Alpine, perché è lì che mi interessa vedere il comportamento con la gomma estiva. Resta chiaramente l'assetto morbido, più morbido della 110 GT, che nei trasferimenti, nei lunghi trasferimenti autostradali, ovviamente ti regala un grande comfort. Nelle strade estremamente guidate come queste bisogna conoscerlo. Beh,
comunque di velocità ne fa. Che bello il telaio, che sicurezza che mi dà questo sterzo. In termini di precisione dello sterzo, questa mi sembra di un altro pianeta rispetto all'Alpine. Forse perché l'Alpine è una GT, ma questa mi dà moltissima più fiducia. È vero che siamo appoggiati su quattro gomme estive. E poi ragazzi, il four control, quello di cui ha parlato Marco molto più dettagliatamente di me, che la rende proprio una tigre su questa strada. Queste sono le strade giuste per la Mégane RS Trophy. E il freno, tasto on off, qui ci siamo, giù dentro, apri, differenziale autobloccante, ci porta fuori, grande frenata, mamma mia che macchina, mamma mia che macchina. È vero, non posso fare i traversi come con l'Alpine, però attenzione, perché lasciare il pedale del gas al centro curva è un po' da pazzi con questa, perché ti si mette facilmente di coltello. Però la precisione dello sterzo in ingresso curva è devastante. Anche il sound è veramente emozionante, non ti fa desiderare niente di più. Ed è tutta originale questa, questa è una versione tutta originale. Senti come scende. E sono in sport ragazzi, sono ancora in sport. Che macchina! È una macchina più precisa dell'Alpine. Mi ricorda un po' la Ford Focus RS che ho portato sul canale. Senti come esce dalle curve grazie al differenziale autobloccante. Forte qui la frenata, forte qui la frenata, frena benissimo. Gira bene, poco sotto sterzo, fantastici gli appoggi anche in curve un pochino più veloci. Ah, se puoi andare forte ragazzi giù per questa strada. Eccellenti Renault, la cambiata è una bomba, è un colpo di pistola. Qui con l'Alpine giù tutto non ho neanche minimamente avuto il coraggio, mentre su questa è normale routine, è una passeggiata andare così forte. Anche sul discorso freni siamo uno step sopra. E qui mi scatta la curiosità di provare le sorelle incazzate dell'Alpine a 110, quindi la R e la S, soprattutto la R. Primo premio per lo sterzo lo vince lei, sicuramente. Adesso si incazza sicuro. Parlerà malissimo degli pneumatici, sicuro. Vedo che ride, già ride. Oh. Io in testa ho la R, no? Che è l'iterazione più estrema di questa gamma, Alpine a 110. Però lei funziona perfettamente, per me è una splendidissima, la spengo, perché sì, tanto la parte finale l'ho fatta abbastanza piano. E si comporta come una GT anni 60, quindi è una meravigliosa instant classic per me l'Alpine a 110. La differenza di questa GT, io ho provato la S, la differenza è che ha il telaio della 110, quindi si muove, si muove parecchio. Ho notato. Si muove parecchio, si muove perché è voluta, perché è una GT, quindi tu con questa vai da Roma a Milano senza fermarti. Con quella penso di no, che ne dici? Marco, a me, a parte che è piaciuta tantissimo, veramente. Sterzo, dopo noi parliamo un po' insieme perché è veramente precisa. Tra l'altro tu mi hai detto tieni in sport, non c'è bisogno, ma a me mi è venuta la voglia, io ho schiacciato race dopo poco perché ti dà talmente tanta fiducia, feeling subito, poi io la strada la conosco, che questa deve stare solo in modalità race secondo me. In autostrada ti devo dire, non l'ho provata, mi sembra un po' più rigida di questa ovviamente, ma di comfort là dentro ce n'è da vendere. No, di comfort assolutamente, le sospensioni sono magnifiche perché poi hanno questo stop idraulico che ti consentono di non avere quei bump, no? Anche in compressione, che ti fanno anche, che incidono anche negativamente sulla dinamica. Questa invece ha questo assetto che si muove volutamente. Purtroppo, Matteo, io almeno per me, io non so te, gli pneumatici, sì, i pneumatici invernali, un dramma, rovinano completamente, cioè ti mettono proprio nella incapacità di leggere l'assetto in maniera precisa. Corretta, sì. È vero Marco, che peccato. D'altronde siamo a marzo, queste sono le dotazioni, esatto, invernali, per cui ci siamo dovuti accontentare. Sarebbe molto bello provarla con degli pneumatici estivi.
anche perché secondo me cambierebbe un po' questo beccheggio, questo rollio, che comunque ti permette di giocare un po' di più. Però in autostrada, Marco, prima venendo su anche a tratti a 180 all'ora, io non avevo tanta fiducia nell'inserire. Uno, perché c'è un po' di ritardo nell'inserimento e poi quando lo pneumatico appoggia la macchina tende a svirgolare un po' su se stessa. Io ho avvertito questa cosa, non so se anche tu. Allora, questo non lo so, tu stai parlando dei giunti, dei viadotti magari, no? Io sentivo un po' questo movimento io anche laterale. Tra l'avantreno e il retrotreno non ho sentito una connessione, non erano molto connessi. Io sono quasi certo che sia dovuto al pneumatico, perché io quando sono sceso da Milano con questa vettura e ovviamente non ho fatto la direttissima, ho fatto il tratto appenninico, anche perché avendo Riccardo con me, mio figlio, c'è un processo educativo che tu devi sempre alimentare e quindi c'è il momento educativo, il ruolo del padre deve, e quindi abbiamo fatto il tratto appenninico. Anche lì ho notato questo appoggio su più tempi, no? Questi inserimenti, questo richiamo del volante, ma secondo me è molto 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 dovuto al pneumatico. C'è da dire comunque che, due punti, avendo il telaio 110, quindi è un telaio morbido, che fa questi trasferimenti di carico, per esempio hai visto prima di entrare nel tornantino, boom, proprio il muso va in giù, il muso va giù, perché ti la leggi parecchio la macchina, no? Molto più stile realistico. Esatto, questa nasce nel rally, no? Chiaro. Chiaramente ha vinto il Monte Carlo, chiaro, quindi nasce chiaro. Quindi hanno voluto richiamare, e sono stati maghi, hanno voluto richiamare quell'origine lì. Ma essendo, leggendo così tanto la vettura ti parla tanto, ti dà molta confidenza. Tu mi sembra che mi hai detto in una fase di sosta che quando si appoggia non mi dà la massa, perché lo senti questo. Beh, rispetto anche alla Megane è un altro pianeta. La Megane è piatta, però se tu la lasci appoggiare anche ad alte velocità vedi che rimane lì. Sì. Cioè lei comunque si scompone mai. Non mi ha mai tradito, ma anche dipende dal bilanciamento. Con un motore centrale, la macchina, se non erro, 54-46? Sì, 54-46. O 56-44. Andiamo a vedere dopo. Ad ogni modo, comunque questa marca è bilanciatissima, ma io la voglio assolutamente provare con le estive. Sì, spero che ci sarà occasione. Ci sarà occasione e magari ci sarà occasione di provare una versione differente, più focalizzata sulla dinamica pura sportiva, sì, no? Sì. Ovviamente. Ma io quello che amo di questa macchina è un telaio sopraffino, una cinematica perfetta. Qua stiamo parlando di triangoli sovrapposti, l'assetto davanti e dietro, quindi ovviamente ti garantiscono un costante angolo, un corretto angolo della ruota con la strada, a differenza per esempio della Megane, che ha un McPherson davanti e c'ha una barra d'H dietro, quindi sostanzialmente una sospensione più semplice da questo punto di vista, meno costosa, molto comune, che viene nobilitata da questo fork control. Senti, col fork control, control e poi anche un differenziale autobloccante che questa non ha. Questa, quindi, non ha, questa è una guida più da uomo, più da hooligan. Ti viene subito quell'atteggiamento di aggressività nei confronti della strada. Ed è vero quello che hai detto tu, che nel momento in cui hai inserito in curva, nell'uscita lei hai veramente la sensazione che si aggrappa e ti arriccia l'asfalto. Sì, ti porta via. È bellissima. Proprio la cassa è coesissima, la senti proprio quasi tremare sotto il tuo culo. Sì. Ma poi i sedili, ragazzi, lì hai fatto la scelta perfetta. Trasmettono veramente le vibrazioni, tutto. Anche il pedale del freno, grande sensibilità. 22 o 25 mm, cioè 2 cm e mezzo più bassi. Chiaro. Dei sedili di serie. Con queste macchine qua, 2 cm e mezzo di assetto del tuo corpo più basso, cioè più verso il baricentro, e cambia tanto, eh. La bassa, cioè, la macchina tutta. Ti parla molto molto di più, ed è una macchina molto più alta di questa. La prima sensazione salendo è stata wow, è più alta, è più pesante, è più robusta, anche quella sensazione ce l'ho avuta, ma mi dà subito più fiducia. Sarà per la trazione anteriore, sarà per gli pneumatici estivi, ma anche per questa cassa molto compatta e senti bilanciata. La frenata di quella on off, io dico questa cosa, cioè
tocchi e feeling, sicurezza, cosa che qua però diciamo che questo è un discorso più, ma tornando a quel, riallacciandoci al volo su quella cosa che hai detto prima del beccheggio, il fatto che sia così morbida, ok, avanti, dietro, anche lateralmente, e ti dà quella sensazione di auto più realistica, secondo me in scarsa aderenza è un ottimo connotato che ha questa macchina per farti guidare più sporco, ma nel quale ti puoi divertire molto di più. Questa è una macchina, è verissimo, assolutamente, ed è proprio questo il principio. Bisogna saperle interpretare, queste macchine, finalmente, in un momento in cui purtroppo comunque, de gustibus, de noi gustibus. Probabilmente le macchine estremamente moderne, diciamo più legate, diamo i nomi alle cose, dillo. Macchine elettriche, ovviamente sono macchine fantastiche per determinati usi, ma hanno meno carattere. No, non ce l'hanno. Sono più algide. Quando abbiamo la fortuna di guidare, e sono sempre meno, macchine con carattere, che ti guardano negli occhi e ti dicono piacere, io sono tal dei tali, beh, incominci a vivere anche il tempo che ci passi dentro in un tempo di grande qualità. Sì, è grande qualità, grande emozione, questa... ti senti molto vivo. Volevo dirti un'ultima cosa, Matteo, quello che ho notato scendendo da questa strada, tecnica impegnativa, curve, controcurve, tornanti, allunghi, depressioni, se attacchi troppo, la macchina incomincia a confondersi. Questa vettura, questo assetto, questo setup voluto da GT è una macchina sufficientemente potente, sufficientemente veloce, con delle sospensioni che non hanno aderenze estreme, con dei movimenti che ti garantiscono un colloquio con la vettura sempre costante. Questa è una vettura da guidare veloce, ma devi entrare nel flow in maniera elegante. Una danza pulita. Se tu la guidi in quel modo, è una goduria. Io sono sicuro che se fossimo scesi così con la S, sarebbe stato un altro linguaggio. Sì. Ecco il fascino dell'Alpine. Sì. È una vettura che riesce a parlarti in italiano e in dialetto stretto, a seconda di come tu la vuoi settare. È una vettura in giacca e cravatta, vero, e mutande e canottiera. Pensa che a un certo punto, dai, mi era partito l'asino e ho detto facciamo qualche traversino, divertiamoci un po'. Ma ho capito benissimo quello che vuoi dire, perché effettivamente guidandola pulita, anche con queste gomme, è proprio il suo habitat, è quello, cioè va guidata in maniera più fluida, più dolce. Sì, farla scorrere, sì. Veramente. La GT sì, decisamente sì. Dovessimo avere la fortuna enorme di salire sulla R, ti renderai conto, ma questa non è un'altra macchina, è una macchina da corsa. La Mégane Trophy? L'RS Trophy. Oh! Cioè, non è che... ora hai fatto il discorso dei francesi, no? Ci duole dirlo, ma quella macchina lì ad oggi... Sì. Non c'ha tanti concorrenti. Come dice Marco, che stanno a quel livello, Tra le trazioni anteriori, le migliori trazioni anteriori, partendo dal presupposto di uno sterzo magnifico e altre caratteristiche sportive, è forse dopo la Type R la miglior trazione anteriore sul mercato oggi. Ci posso credere. Voi ragazzi, che ne pensate? Lasciateci un po' di commenti qui sotto, spero che questa prova sia piaciuta. Ci sono tanti contenuti per cui commentare qui. Sì, ci sono tanti contenuti, lasciateci il vostro parere qui sotto, dopo esservi iscritti al canale. D'obbligo. Dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Iscrivetevi. Regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. You make me love.